Flavio Bartolini, responsabile scuola provinciale, una nuova iniziativa per il 19 gennaio, ma di cosa si tratta? Sì, nuova iniziativa sulla scuola che viene fuori da tutto il percorso che abbiamo fatto sul dimensionamento scolastico, percorso a cui ci siamo opposti duramente soprattutto per Teramo e soprattutto per gli accorpamenti che sono stati 11 invece di 9. Quindi da sottolineare a gran voce che si potevano fare semplicemente 9 accorpamenti come richiesti e come noi sottolineavamo, invece di farne 11 con una conseguente perdita di posti di lavoro sia dei presidi ma anche dei direttori amministrativi e degli impiegati, parte degli impiegati. L'iniziativa sarà in generale sulla scuola, parteciperanno ospiti nazionali il 19 gennaio e qui a Teramo. Dove approfondiremo innanzitutto la riforma Gelmini che sta entrando in atto in questo momento, sta proprio prendendo corpo, e le nuove direttive del nuovo ministro invece dell'istruzione e gli ospiti nazionali, spiegheremo anche la linea del PD nazionale, quindi ne parleremo poi all'iniziativa e nei giorni successivi spiegheremo bene quali sono le linee. Tornando al dimensionamento, sottolineiamo la gravità di quello che è successo a Teramo. Molto grave, hanno fatto un accorpamento senza seguire i criteri, in pratica accorpando la Noe Lucidi con la Zippilli, due poli opposti della città, mentre noi chiedevamo di accorpare la San Giorgio e la Michalessi. La Michalessi addirittura delle aule dentro la Zippilli, la San Giorgio è un percorso naturale che si è sempre seguito a Teramo, quindi percorso di utenze, percorso di continuità didattica, le scuole sono a 100 metri, quindi voi immaginate che un genitore per iscrivere un alunno deve andare a una luce oppure deve andare sulla Zippilli, oppure un insegnante che deve chiedere un permesso, deve fare il giro della scuola. Però a parte queste piccole cose che possono essere insomma, secondarie, la logica dell'utenza, la logica la logica minima, insomma, di fare accorpare due città opposte non vicine.